E allora Donald Trump positivo al Covid-19 e adesso ci domandiamo adesso cosa succederà sui mercati, cosa succederà negli Stati Uniti, cosa succederà in generale. Questo è il tweet con cui abbiamo avviato la nostra diretta e con cui sostanzialmente il mondo si è alzato, perlomeno quello che dormiva. Tonight, Flow to Sendai tested positive for Covid-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this. Together, siamo stati contagiati, abbiamo cominciato la nostra quarantena, inizieremo subito, insomma, le cure, lo faremo insieme. Così Donald Trump, e allora cerchiamo di capire che cosa succederà e cosa sta succedendo. Lo facciamo con Paolo Nardovino in collegamento con noi. Paolo, bentornato e grazie come sempre per la disponibilità. Grazie a voi, un caro saluto a tutti i telespettatori di Le Fonti. Allora, ci siamo svegliati oggi con questa notizione. In pratica molto importante, annunciato dal presidente. Il mercato inizialmente sui futures, io tra l'altro ero già sveglio quando mi sono svegliato molto presto stamattina e ho visto in diretta anche il tweet, e ho visto il future che ha perso molti punti, il Nasdaq è andato a ritestare quell'area degli 11.300 punti che già ieri aveva fatto da supporto. Anche il Dow ha perso oltre 300 punti, insomma è stata una reazione piuttosto forte. Scusa Paolo, ti ho interrotto. È anche la naturale reazione emotiva ad una notizia improvvisa. La questione è se questa notizia avrà sviluppi nelle prossime giornate e nelle prossime settimane e se condizionerà la campagna elettorale, perché poi il problema è che è a ridosso, adesso siamo in tempi molto stretti, manca un mese alle elezioni, quindi siamo nel pieno della campagna elettorale. E i dubbi, insomma, sia gli operatori del mercato, sia anche noi analisti, ce li poniamo. Io mi ponevo prima il dubbio che se dovesse essere contagiato, perché ha avuto anche dei contatti l'avversario Biden. Eh sì, diciamola tutta, esatto, perché poi il rischio è proprio quello. La questione, cioè uno soprattutto se fa trading, deve crearsi anche il worst case, il caso peggiore. La questione di avere un ottobre ad altissima volatilità si pone. Siccome entrambi non sono esattamente dei boy scout, ecco, diciamo così, non sono giovanissimi, le conseguenze potrebbero, nel caso la malattia dovesse essere, perché adesso è soltanto una positività di un tampone, quindi non, a quanto il presidente comunica lui sta bene, quindi non c'è ancora uno sviluppo, diciamo, di malattia. Però se dovesse peggiorare nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, si pone proprio la questione anche dell'incertezza sulla data delle elezioni, se viene confermata, se vengono rinnovate, c'è una grande incertezza e essendo in un mese statisticamente ad elevata volatilità, che è il mese di ottobre. Sì, esatto, come se non ce ne fosse già abbastanza. Mercato, no? Non è che sentivamo la mancanza. Esatto. Quindi il mercato, questa incertezza potrebbe riportare dei ribassi anche abbastanza consistenti, o almeno una volatilità. Anche oggi abbiamo visto che già la prima notizia ha dato effettiva volatilità, sul Nasdaq c'è stata la perdita di 300 punti e adesso ne ha recuperati 150, quindi c'è volatilità. La questione è che se adesso, da oggi, oppure dalla settimana prossima, il centro del palco non è più sulle elezioni o sulla qualità dei contendenti, ma viene a mettersi al centro del palco la malattia. Quindi, la qualità della salute dei contendenti. Questo potrebbe essere il vero cigno nero, ecco, diciamo chiaramente. Per adesso i livelli tecnici non sono stati violati. Io, se vuoi, condivido lo schermo, faccio vedere sullo Standard & Poor's come è la situazione. Perfetto. Siamo
Allora, questo è un grafico giornaliero del Future, dello Standard & Poor's. Oggi ha fatto il test a 3.300 punti. Questo che sale è l'angolo principale che chi utilizza le tecniche di Gann traccia sul grafico giornaliero e siamo ancora sopra. Oggi passa circa intorno ai 3.250 punti, più o meno 54. La possibilità di uno sforamento c'è. Se dovesse sforare nella settimana prossima, soprattutto se dovesse farlo in gap down e chiudere qualche seduta sotto, allora iniziamo ad avere dei segnali importanti. Quindi per adesso, diciamo, non mi fascerei la testa, però e questo è quello anche che io ho detto ai miei clienti, lo sto dicendo già da alcune settimane, ci avviciniamo a un periodo che è statisticamente un periodo di elevata volatilità. Quindi avere il portafoglio coperto oppure impostato diciamo, verso una correzione, a mio avviso è la posizione più corretta in questa fase. Poi magari dopo che si è avuto il risultato elettorale, che non è detto sia un risultato chiaro, questo è anche un altro elemento del quale Assolutamente. ho già parlato la volta scorsa, anche se oggi, proprio in conseguenza del tweet, io stavo guardando la situazione dei siti delle scommesse e obiettivamente Trump è tornato ad essere sui minimi assoluti delle percentuali. Quindi viene dato Biden al 62%, quindi, stante così le cose, è molto penalizzato il presidente in carica da questa situazione. Poi, questi sono, diciamo, sono i siti delle scommesse, questi sono dei siti che aggregano i vari siti di scommesse e creano le percentuali. Eh sì, Allo quindi non si parla, scusate, ti interrompo, non si parla di sondaggi, ma si parla di gente che punta dei soldi su chi dovesse Diciamo vincere. un elemento di verità maggiore. È Esatto. sempre un elemento aleatorio, quindi non stiamo parlando del Vangelo, però qui effettivamente ci sono gli americani che scommettono, ecco, diciamo così, quindi che ci mettono, puntano i loro soldi. E in questo momento, la settimana scorsa eravamo quasi 10 punti di differenza, eravamo 52 Biden e 44-45 Trump. Ora c'è stato un allargamento della forbice che si è poi con la notizia di oggi si è ancora ulteriormente allargata e la situazione è questa. Io ho anche l'idea che questo accadimento al presidente possa favorirlo diciamo, nell'ultima parte del mese di ottobre, perché se poi effettivamente non dovesse risultare contagiato, finisce la quarantena e fa vedere poi agli americani che si può tranquillamente stare 10 giorni a casa senza chiudere niente e ripartire, e se lo fa il presidente lo possono fare tutti, questa cosa potrebbe creargli un vantaggio. Però è un elemento attualmente, un elemento di incertezza e soprattutto per la situazione tecnica in cui sta il mercato, abbastanza lontano dal massimo assoluto e vicino a un punto di equilibrio importante, io diciamo, sosterrei che proteggere il portafoglio o posizionarsi per una correzione è in questo momento, a mio avviso, la posizione più corretta, ecco. Quindi in generale mi aspetterei un mese di ottobre con volatilità e magari prezzi inferiori agli attuali. Quindi in sostanza adesso non mi pare di aver letto questa tua lettura come la possibilità del fatto che ci possa essere una mossa elettorale, quella del contagio. Vogliamo e dobbiamo credere che sia veritiero. Certo è che effettivamente, insomma, ne abbiamo parlato anche prima con Enrico J, se dovesse uscirne in breve tempo, ecco che potrebbe essere il colpo a sorpresa. Spesso ci siamo domandati quale
quale sarà e quando verrà fuori, insomma, il jolly nel mazzo di carte di Donald Trump per recuperare, per chiudere quel gap tra lui e il suo contendente per quanto riguarda le elezioni, e beh, insomma, forse lo abbiamo trovato, e quindi rimaniamo anche un po' con il dubbio e del tipo: ma si è ammalato per davvero? Cosa assolutamente credibile, perché senza maschera No. di qua, senza maschera di là, è comunque alla sua età, come ricordavi anche tu. Dall'altra, insomma, parliamo pur sempre di Captain Carisma. Sì, il dubbio, diciamo, è lecito Il dubbio è porlo, però lecito. io penso che sulle malattie, su queste cose, non credo che nessuno possa scherzare, anche perché siamo Certo. sotto il cielo. Meglio, io poi sono meridionale e sono scaramantico, quindi meglio non scherzare con queste cose. Io innanzitutto colgo anche l'occasione per augurargli la pronta guarigione. Credo che siamo tutti al mondo interessati ad avere un presidente in piena forma, il presidente degli Stati Uniti in piena forma, questo va senza dire. Poi la questione è che se questo elemento che adesso si è posto al centro del palco possa avere sviluppi futuri, perché allo stato attuale abbiamo soltanto, credo, la segretaria, la collaboratrice che mostra dei sintomi. Che lui attualmente, a quanto dice, non ha nessun sintomo, è soltanto un positivo al tampone. Sì, che Hope Hicks, ex modella, collaboratrice stretta, insomma, di Lei, Donald Trump, ci si sì. domanda un po' se è lei la causa del contagio. La causa o diciamo l'elemento di trasmissione, perché poi il contagio c'è, viviamo tutti i giorni anche qui da noi, non è che si può colpevolizzare un personaggio o un altro. Io ripeto, in questa fase tirerei, per chi è investito, tirerei un po' i remi in barca e aspetterei il passaggio di questo mese di ottobre. Poi per chi fa trading invece siamo in una fase obiettivamente molto viva, e quindi anche che fornisce elementi quotidianamente, anche intraday, molto interessanti. Quindi abbiamo visto ieri il Nasdaq che ha rifatto gli 11.600 punti, e oggi ha ridestato, ha fatto 300 punti di ribasso nella notte. Questi sono, per chi fa trading nell'intraday e chi si pone, diciamo, sui mercati americani, sono giornate obiettivamente molto interessanti. Oggi io aspetterei la fase di apertura. Ho visto l'apertura dei mercati europei, ho visto il DAX, che già ieri il DAX mostrava, diciamo, a causa di alcuni titoli come Bayer, che avevano perso molto nella seduta di ieri, mostrava una debolezza relativa rispetto ai mercati americani. Io già ero posizionato al ribasso sul DAX, avevo chiuso ieri, oggi ho riaperto purtroppo a qualche punto più basso lo short sul DAX, ma penso che sia una posizione da mantenere anche per la situazione. L'Europa purtroppo non ha sfruttato appieno l'ondata di salita, l'Europa periferica. L'ondata di salita dei mercati americani durante la fase di agosto, e adesso anche se sul mercato italiano ci troviamo su livelli abbastanza pericolosi, quindi una discesa forte dell'America potrebbe portare anche sul nostro indice al test di livelli bassi, credo in area 17.000, se dovesse crearsi questo segnale di ribasso dalla rottura di questo angolo sullo Standard & Poor's. Per quanto riguarda i singoli titoli americani, ieri abbiamo avuto un importante retest di Apple, anche qui di un angolo. La configurazione di Apple resta ribassista da quando hanno fatto lo split, il titolo non ha fatto altro che scendere. Poi c'è stata questa fase di rimbalzo. Ieri ha avuto anche un interessante test a questo, in area 117. Da qui io mi aspetterei ancora ulteriore debolezza, e non escludo un test ai 100 dollari, che sulle attuali quotazioni non è neanche un prezzo molto basso, quindi parliamo di un 17% dai livelli attuali.
circa. Questo è più o meno quello che mi aspetto sul titolo Apple. Poi ci sono anche altri titoli principali del mercato americano sui quali abbiamo, Sì. vediamo un po', Amazon, ad esempio, che è uno dei titoli che ha fatto un massimo importante in area 3.500, ha recuperato, però sta sempre al di sotto di livelli che sono stati i livelli massimi del mese di settembre. Quindi potrebbe formarsi in questo frangente un massimo secondario che potrebbe effettivamente poi avviare un trend negativo che lo porta al test dell'area supportiva che sta a 2008-2850, questa area qui. E questo è per quanto riguarda Amazon. Ci sono anche altri titoli che già invece sono già stati, che sono già stati distribuiti in passato, hanno avuto, ad esempio, faccio esempio di Caterpillar sul Dow Jones. Sì. Questo è un titolo che i suoi massimi assoluti li ha visti nel 2018, ha ritestato l'importante area dei 150 dollari, adesso non riesce a rompere quest'area. E da qui è possibile, a mio avviso, una fase nuovamente di correzione verso i 136, 132. Quindi ci sono molti. Caterpillar è uno di quei titoli che sono indicatori, perché sono i titoli di settori di costruzione, quindi macchine per costruzione. Quindi è proprio uno dei titoli che va visto in ottica di uno scenario economico futuro. Quindi se vediamo che questo titolo inizia un po' a non rinnovare il trend e a zoppicare, allora le tendenze anche sul mercato generale possono essere non positive. Io mi attendo una fase del mese di ottobre, come ribadisco, non favorevole per il mercato azionario. Paolo, Magari. volevo farti una domanda, proprio in virtù appunto dell'analisi che ci stai insomma fornendo, che sono interessanti e che ovviamente interessano un po' tutto il mercato. A fronte di un azionario, come hai detto, potenzialmente ancora più volatile di quanto lo sia già adesso, a fronte insomma della notizia che abbiamo dato in apertura. Che cosa ci sta dicendo? Perché di petrolio abbiamo già parlato prima con l'ospite precedente, poi magari ci arriviamo anche al petrolio, che al momento è l'asset che sta subendo lo scossone maggiore, meno 2,5% sotto i 38 dollari al barile, si potrebbe anche arrivare a livelli più bassi. Ma in tutto questo, il gold, l'oro, che cosa ci sta dicendo Paolo, secondo te? Perché è vero che sta tornando a crescere, adesso siamo a più 0,3%. Però almeno in questo avvio di seduta è una crescita moderata, insomma siamo sempre lì attorno ai 1910, quando invece magari in una situazione normale avremmo assistito a a una schizzata a livelli magari dei massimi raggiunti negli scorsi mesi. Qual è la tua opinione, Paolo? Allora, ti ho letto nel pensiero, stavo mettendo proprio il grafico dell'oro mentre parlavo. Perfetto. Allora, perché giustamente parlando di uno scenario sull'equity non positivo, dove andiamo a vedere? Andiamo a vedere sui metalli preziosi. E obiettivamente sia l'oro e soprattutto il silver, che ha raggiunto supporti importanti in area 22 dollari, sono a mio avviso degli asset da tenere in considerazione in questa fase. C'è comunque da dire una cosa, che nelle fasi veloci di ribasso, se dovessero presentare, ad oggi non ci sono state fasi di ribasso veloce come c'è stato a marzo, ci sono state delle correzioni anche fisiologiche, abbiamo avuto sul Dow Jones e sullo Standard & Poor's una correzione superiore al 10%, però non c'è stato il crollo del mercato, quindi l'oro è sceso. Ha raggiunto il supporto in area 850, da qui sta salendo, mentre nella fase di marzo avevamo visto che durante la discesa del mercato azionario era sceso anche l'oro, e questo perché i fondi per recuperare margine vendevano, come si dice, il bambino all'acqua sporca, buttavano via, quindi vendevano sia l'oro Sì. che l'azionario, anzi vendevano l'azionario e vendevano la copertura che era fatta con l'oro. Ad oggi l'oro sta costruendo, questo è un grafico giornaliero, sta costruendo una fase di
rialzo abbastanza continua da una settimana, facendo massimi più alti e minimi più alti. Il segnale tecnico lo dà la rottura dei 9,80, qui, la rottura di questo massimo è il segnale tecnico importante, però a mio avviso già si è avviata la fase di risalita dell'oro. Io l'oro è un asset che continuo a ritenere molto importante. Non deve mancare in queste fasi, non deve mancare mai nei portafogli, ma non deve mancare in questa fase, cioè soprattutto in questa fase sia l'oro e soprattutto il silver. Possiamo mettere anche un grafico del silver che a mio avviso ha potenzialità maggiori. Sì. C'è stato questo minimo qui importante in un'area supportiva importante, sta recuperando. A mio avviso il silver ha anche una componente industriale che lo rende appetibile maggiormente rispetto all'oro. Quindi entrambi li considererei in portafoglio, in un trend, a mio avviso, nuovamente verso l'alto. Non so se l'avete già data, oggi c'è stata anche una notizia importante per quanto riguarda il mercato delle cripto, perché ci sono stati degli arresti. Adesso vi faccio vedere se la trovo, eccolo qui. Diciamo, i responsabili del BitMEX, che sarebbe il mercato dove viene scambiato i future su Bitcoin, sono stati incriminati e uno di questi è ancora in latitante. Questo è anche un altro elemento di incertezza che si inserisce in un altro settore che è un settore importante. Per adesso le quotazioni su Bitcoin stanno scendendo, ma non c'è stato un panico, ecco, diciamo così, siamo a 10.506. Eh sì, 10.000 reggono, la perdita è meno 1,2%, quindi insomma rientra tutto sommato all'interno insomma delle dinamiche della seduta di oggi. Sì, questo è per chi vuole consultare le quotazioni di Bitcoin, questo è un sito molto interessante perché fa vedere anche, diciamo, disaggrega i dati sulle singole candele del Bitcoin. Chiama Tensor Charts, se qualcuno, è un sito gratuito, quindi almeno per quanto riguarda il Bitcoin fa vedere la quotazione e anche la parte volumetrica, ecco, come vengono Quindi scambiati. consultabile da tutti quanti. Sì, è gratuito, cioè è un sito aperto, quindi le quotazioni sono credo solo sul Bitcoin gratuite o su qualche altro cambio tra criptovalute. Quindi diciamo gli elementi di incertezza non sono soltanto sul mercato, chiamiamolo ordinario, ma anche sul mercato delle cripto. Adesso c'è stato questo elemento nuovo di incertezza nella notte. Quindi il mese di ottobre, che è un mese particolare per tanti motivi, si è aperto con questi elementi di incertezza e a mio avviso sarà caratterizzato interamente da elementi di incertezza che magari potrebbero anche aumentare intorno alla metà del mese. Quindi ribadisco la mia view ad avere un atteggiamento prudente, magari finché c'è il test dei minimi che regge, questo è un grafico 2 ore dello Standard & Poor's, Sì. siamo ritornati con diciamo, le vendite di stanotte, siamo ritornati al di sotto di questo angolo. Finché non viene superato questo livello, che è il vecchio massimo a 3425-24, finché siamo sotto, a mio avviso, queste fasi qui di rimbalzo sono soltanto fasi correttive di un possibile trend che proseguirà al ribasso. Questa è la mia visione. Al di sopra di questi livelli, poi ritorniamo in forza e quindi poi bisogna fare un altro tipo di discorso. Per adesso gli elementi di incertezza sono prevalenti rispetto agli elementi di tranquillità. Lo vediamo anche con l'esplosione del BIX, che ha dato stanotte un bel rialzo. Ci aspetta un mese di ottobre interessante da un punto di vista del trading, interessante da un punto di vista anche giornalistico. Voi sarà un. Rappresenta perfettamente quello che è stato il 2020, direi, insomma, Sì, piuttosto complicato, insomma. Sì.
Il 2020 finirà il 31 dicembre, quindi fino al 31. Esatto. Saranno ottobre, novembre, dicembre, insomma, gli ultimi 90 giorni c'è da tenere gli occhi aperti su ogni fronte. E allora, grazie a Paolo Nardovino, Main Trend Analysis, per seguire più da vicino le sue attività. Paolo, grazie ancora e ci vediamo presto. Buon lavoro. Grazie a voi, un caro saluto a tutti. Ci fermiamo allora per un break pubblicitario. Al rientro, ovviamente, ancora mercati, ancora la nostra view, insomma, su quello che sta accadendo in queste ore sicuramente frenetiche. A tra poco.